Ciao a tutti e benvenuti o bentornati nel canale di Origano Verde. Oggi vi porto con me in questo What I Eat in a Day primaverile. Per colazione ho preparato delle buonissime crepe. Ho unito 40 g di farina di ceci e 100 ml di bevanda di soia non zuccherata. Ho mescolato bene i due ingredienti. Ho poi riscaldato una padella e versato un goccio d'olio. Tolto l'eccesso di olio e ho fatto cuocere una parte di impasto. L'ho poi capovolta e ho ripetuto l'operazione per cuocere anche la seconda crepe. Le ho poi farcite con del burro di mandorle, delle fragole a fettine, e le ho piegate in questo modo. Ho poi aggiunto un po' di sciroppo d'acero e dei semi di canapa. Ho poi preparato anche un buon cappuccino con del latte di soia. Con una colazione così abbondante, durante la mattina non ho avuto fame, perciò ho saltato la merenda. Per pranzo invece ho preparato dell'orzo con delle verdure e dei legumi e dell'insalata. Nei giorni precedenti avevo preparato l'orzo, perciò mi è bastato scaldarlo all'interno di una pentola con un goccio d'acqua. Ho poi tagliato a pezzetti l'insalata e l'ho condita con dei semi di lino, dei semi di zucca, un po' di aceto balsamico un pizzico di sale e un filo d'olio. Nel pomeriggio invece ho preparato una bowl con dello yogurt. Ho poi tagliato una banana a rondelle. Ci ho aggiunto qualche mandorla, un cucchiaino di semi di chia, e 3 albicocche disidratate.
Per cena invece ho riscaldato una focaccia che avevo preparato nei giorni scorsi. Ho poi tagliato del finocchio a fettine fine e l'ho condito con olio, sale e dell'aceto balsamico. Ho anche preparato dell'hummus di cannellini, preparandolo come quello normale, e ho impiattato tutto nello stesso piatto. Spero che questo video vi sia piaciuto, io vi ringrazio per averlo visto e vi do appuntamento alla prossima.